È stata presentata ufficialmente questa mattina la candidatura a presidente della provincia di Salerno di Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio. A partecipare alla conferenza il coordinatore provinciale del PD Vincenzo Luciano ed il deputato Democrat Piero De Luca. Maggiore presenza, maggiori contatti con i sindaci, più ascolto dei territori, perché diciamo, il presidente della provincia prima di essere presidente è pure un sindaco, quindi capisce che le esigenze dei sindaci, delle amministrazioni, delle comunità sono quelle quotidiane, quindi viabilità, sicurezza stradale, sicurezza degli edifici scolastici e poi c'è la problematica dei rifiuti, per avere un ciclo dei rifiuti più regolare in provincia di Salerno, ma non solo qui, anche in regione Campania. Poi siamo una provincia con tanto dissesto idrogeologico e su questo la provincia ha lavorato e sta lavorando ancora tanto. Ci sono tanti progetti in corso, progetti in corso di appalto, poi ne parleremo ovviamente meglio, scenderemo nei dettagli. Ma poi abbiamo anche tematiche che riguardano il ripascimento della costa, la difesa della nostra costa, che insieme alla Regione Campania si stanno avendo tanti finanziamenti su questo. E poi c'è il problema della depurazione delle acque, del nostro litorale, delle nostre due bellissime coste, la costiera amalfitana, la costiera cilentana. I temi da affrontare ci sono, la provincia ha ancora tante competenze, parlo per esempio, aggiungo quella dell'urbanistica, della pianificazione territoriale, quindi la vigilanza e il controllo sui piani urbanistici comunali, anche se abbiamo bisogno di più risorse. Abbiamo un candidato che rappresenta un amministratore valido, un amministratore serio, un amministratore responsabile che lavorerà in continuità con quanto fatto dalla precedente giunta provinciale per continuare a risolvere le problematiche che più stanno a cuore ai cittadini e alle famiglie della nostra provincia. Parlo delle scuole innanzitutto, della viabilità, delle infrastrutture, il rilancio dell'aeroporto, la riqualificazione di alcuni plessi scolastici che sono ancora oggi in sofferenza, la continuazione delle attività relative ai progetti già partiti, penso a Sarno e a Mercato San Severino. Con i residui attivi dei mutui, anche grazie alle normative regionali, potremmo tornare a intervenire su scuole della città di Salerno, penso il Tasso, il Galileo, a Cava, a Scafati. Dovremmo ripartire sui progetti e continuare i progetti relativi alla zona di Fosso Imperatore per quanto riguarda la viabilità, il lotto Ikea, cosiddetto primo lotto Ikea, che riguarda Baronissi e Fisciano. Insomma, abbiamo tanti progetti che dovremo portare avanti nella prossima consigliatura provinciale e sono convinto che Michele Strianese sia la persona che potrà fare squadra e con un gruppo di amministratori anche loro seri e competenti che il Partito Democratico può mettere a disposizione di questa provincia realizzare questi progetti che sono fondamentali per il futuro e lo sviluppo del nostro territorio.